Colleghi, dovete far intervenire il deputato De Luca, per favore silenzio. Prego. La ringrazio, Presidente. Ma semplicemente perché non è possibile tollerare ancora un simile numero e cumulo di bugie che vengono raccontate in quest'Aula. Colleghi, deputato Molinari, Giorgetti, dovete far terminare l'intervento. Guidesi, deputato Guidesi, Rixi, Molteni, Mollicone, continui, prego. Ma guardi, Presidente, ci rendiamo conto che l'argomento, soprattutto per la Lega, è estremamente imbarazzante, però chiederemmo la cortesia. Colleghi, deputato Giorgetti, Guidesi, Molinari, deputato Guidesi, andiamo avanti. A parte che pretenderemmo civiltà nel dibattito in quest'Aula, Presidente, non è male. Colleghi, ricordiamo, colleghi, deputato De Luca, lei vada avanti. Lei vada avanti. Deputati, colleghi, deputato Mollicone, senza urlare. Deputato Mollicone, prego. Ricordiamo semplicemente alcuni dati che poi possono essere interpretati da ogni cittadino italiano in piena coscienza e conoscenza. Il trattato è stato negoziato per mesi dal governo giallo-verde di cui era vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, per mesi interi, dal dicembre dello scorso anno, per mesi interi, è stato negoziato da voi, dal ministro Tria, è stato negoziato per mesi interi e voi eravate pienamente al corrente. Non potete dire ora che non sapevate nulla. È inaccettabile. Deputata Gribaudo, senza gesti. È stato chiuso il negoziato. Deputato Rixi, è l'intervento di De Luca sull'ordine dei lavori. Voi avete fatto il vostro intervento, dovete far terminare. Deputato Rixi, la richiamo all'ordine. Deputato Rixi, la richiamo all'ordine. Deputato Guidesi, è inutile urlare verso la Presidenza in questo momento. Dobbiamo far terminare l'intervento come voi avete fatto il vostro. Deputato Rixi, le devo fare un primo richiamo formale. Prego. Deputato Forciniti. Bloccate il deputato. Deputato Forciniti. Deputato Forniti. Sospendo l'aula per 5 minuti.
Buongiorno, allora ci abbiamo messo un po' di tempo, ma è importante farvi vedere che cosa è accaduto ieri alla Camera, una situazione che è finita in rissa. Stiamo parlando del Fondo Salva Stati, adesso cercheremo naturalmente di capire meglio anche con i nostri ospiti. Aggiungiamo un dettaglio in più: avete sentito le parole di De Luca e da lì naturalmente si sono scatenate diciamo le proteste, ma insomma in quell'aula c'erano presenti anche due scolaresche e la classe politica non ha fatto una gran bella figura. Le proteste soprattutto, anzi innanzitutto, di Lega e Fratelli d'Italia. Per spiegare ancora meglio vi dico che cosa era accaduto. Parallelamente il ministro Gualtieri poco prima aveva speso quasi 4 ore alla Commissione Finanze per rispondere a tutte le obiezioni su questo fondo salva stati. Il punto di partenza trashant di Gualtieri è stato questo: dire che la riforma del MES sia una terribile innovazione che attenta alla stabilità dell'Italia lo trovo comico. Secondo il ministro, il MES è una linea di salvataggio che verrà utilizzata dai paesi in difficoltà e tra questi non ascrivo l'Italia, e sottolineando che introduce cambiamenti molto molto limitati. Nel pomeriggio alla Camera è accaduto quello che avete visto: il deputato di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, Giorgio Mulè, è uscito con un polso slogato, un deputato, secondo alcuni il leghista Belotti, ha sfasciato una sedia, la deputata Rossella Muroni di LeU è uscita in lacrime e ha detto: mi vergogno per la scena di violenza a cui appunto hanno assistito anche due scolaresche. L'accusa rilanciata dal leghista Claudio Borghi e da Giorgia Meloni è aver scavalcato il Parlamento. A scatenare la rissa, lo avete visto, l'intervento di Piero De Luca, che ricorda come durante le trattative ci fosse proprio la Lega al governo. Gualtieri ha detto sostanzialmente che la firma su questo documento ancora non c'è, però ha anche detto che in fondo è un documento blindato, e Conte è intervenuto dicendo che riferirà in aula. Perplessità anche da parte del Movimento 5 Stelle. Anche il Movimento 5 Stelle era presente nel governo del Conte 1. Allora, gli ospiti. Buongiorno, Stefano Candiani. Buongiorno. Della Lega, per l'appunto. Buongiorno, in collegamento abbiamo da Strasburgo a Dino Giarrusso, eurodeputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Dino. Buongiorno a voi. Buongiorno Aldo Giannulli, storico, oggi in studio e autore di un libro che riguarda la cybersicurezza, mafia mondiale. E buongiorno a Roberto Arditti, formiche.net. Allora, Candiani, c'eravate voi al governo, come ha detto Piero De Luca? Beh, è stata una provocazione, perché abbiamo anche rotto un accordo di governo. Evidentemente ci ascrivo anche questo tipo di rapporti, perché noi da mesi avevamo detto in maniera molto chiara che non c'era una gestione limpida dei rapporti con l'Unione Europea, e soprattutto avevamo fatto prendere anche degli impegni, in questo caso a Conte, che poi l'oggetto della questione, avreste dovuto far sentire anche l'intervento di Borghi precedente, l'oggetto della questione... In commissione? No, in aula. Ah. Lei era in commissione? Io ero in commissione, in Senato c'era l'audizione col ministro Gualtieri, ovviamente interrogato sul MES e sulla gestione di come poi il governo ha congegnato con gli altri paesi, a meno come Conte ha congegnato con gli altri paesi gli accordi, mentre ovviamente in aula alla Camera arrivavano le notizie di come stava rispondendo Gualtieri in commissione. In quella fase Borghi ha preso parola all'interno dell'aula della Camera, facendo presente che era stato completamente tradito e disatteso l'impegno preso sia alla Camera che al Senato, quindi in Parlamento, dal Presidente Conte al 19 del mese di dicembre, quando, e per essere breve lo cito, leggo testualmente, fu approvata una risoluzione che prevedeva, al punto 13, impegnava il Governo a rendere note alle Camere le proposte di modifica del trattato MES elaborate in sede europea al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e conseguentemente a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato. Abbiamo scoperto adesso, e scopriamo adesso, che sostanzialmente dal mese di giugno, firmato o non firmato, il pacchetto è chiuso, completo, non modificabile. Non si può modificabile. Solo o rigettarlo o accettarlo in toto. A fronte di questo impegno preso in Parlamento, è evidente che qualcuno dovrebbe porsi la domanda su chi rappresenta Conte. Questo è l'antefatto rispetto a quell'intervento fatto dal Partito Democratico, che peraltro è stata una provocazione totale, perché il Partito Democratico intervenne in quella stessa sede con la quarta pelle, prendendo una posizione nettamente contraria, anzi,
invitando proprio il governo a fermare qualsiasi determinazione, perché il MES veniva visto in quel momento dal Partito Democratico come un grave pericolo. Oggi appare paradossale che lo stesso Partito Democratico, andando al governo con i 5 Stelle, sia diventato il più strenuo difensore di questo provvedimento, con queste provocazioni in aula. Insomma, una grande confusione, nella quale però c'è una figura che continua ad essere sempre più opaca, che è quella del Presidente del Consiglio Conte. Che ha detto che riferirà. Dino Giarrusso, condividete le stesse perplessità su questo documento e sul fondo Salva Stati? No, innanzitutto mi preme, perché ho ascoltato Candiani, sì. Ha citato il fatto che sia caduto un governo anche a causa del MES. Il governo è caduto ad agosto, nessuno della Lega, né quando è fatto cadere Salvini il governo smentendo il contratto che lui stesso aveva firmato, né nei mesi a seguire, da agosto a qui, nessuno ha mai parlato di MES. Quindi è una novità che incredibilmente dopo ti rispondo, in maniera retroattiva è entrato nella caduta del governo. Dopo te lo spiego, dopo ti spiego il passaggio. Sì, sì, me lo spieghi. Potevate dirlo se fosse stato così. E invece non hai ascoltato, non sei al corrente. Però no, ascoltato, io sono ascoltato. No, non al mio parola adesso. Non ho interrotto soprattutto. Ci ho detto, noi certamente abbiamo delle grandi perplessità, fondamentalmente su due cose. Una è stata scongiurata, era quella di prevedere la ristrutturazione di bilancio nel MES, che non c'è più per fortuna, e questo siamo contenti che sia stata scongiurata. L'altra è quella di, come pare, del fatto che il MES aiuterebbe in qualche modo ad avere credito i paesi più già più ricchi, cioè che non hanno problemi, e invece darebbe più difficoltà ai paesi che sono in difficoltà ad avere credito. Questo naturalmente lo riteniamo totalmente sbagliato, cioè se deve essere una copia di quello che fu il fondo salva stati cosiddetto che mise in ginocchio la Grecia più di quanto non fosse in ginocchio, noi siamo fermamente contrari, naturalmente. Non ho in tutta sincerità tutte le competenze tecniche per dire se al momento è così o no, mi sembra di no, da tutto quello che ha detto Gualtieri mi sembra che non sia così, però chiaramente nessuno del Movimento 5 Stelle avalla qualcosa con la quale non è d'accordo e che sarebbe contro la filosofia del Movimento, che è sempre stata coerente in Europa come in Italia, ecco, per essere chiari. Ricordiamo, per chiudere, che l'ex fondo salva stati, perché fu fallimentare? Perché in realtà non aiutò la Grecia, aiutò fondamentalmente le banche creditrici nei confronti della Grecia, che erano soprattutto tedesche e francesi. Se si fa un bis di quello, noi siamo fermamente contrari. Ecco, Giannulli, infatti, ieri sera anche Di Maio ha detto dobbiamo capire se rinviarlo. Ma io credo che ci siano due ordini di problemi. Uno riguarda il governo, l'altro riguarda il Parlamento con la pessima figura di ieri. Il governo è semplice, da 10 anni l'Italia non ha un ministro degli esteri, dovremmo deciderci a nominarne uno. Insomma, dopo Alfano, Moavero, adesso Di Maio, non è così che si fa politica estera. Anche perché se vuoi ottenere una modifica del trattato, il MES è un pessimo trattato, però attenzione, non è il MES, è tutta la costruzione dell'Unione Europea dall'inizio, dalla costruzione dell'euro, eccetera, che ha posto le premesse di questa situazione. Svegliarsi adesso come la bella addormentata e dire oddio la sovranità nazionale, il Parlamento, eccetera, non serve a niente. Lì, se vuoi rinegoziare certe condizioni, devi cominciare ad avere un'iniziativa anche verso gli altri paesi europei singolarmente presi per creare un fronte che vada in questo senso. Queste cose a strappi, spallate, cioè non servono a niente, peggiorano soltanto le cose. E questo è anche quello che fa il Parlamento. Io vorrei dire a De Luca, ma che urli in quella maniera, e poi gli altri gli vanno dietro naturalmente, voi eravate d'accordo, cosa lo gridi a fare? Tanto non convinci certamente i leghisti, non convinci gli altri, non stai facendo un comizio alla piazza del mercato del pesce di Salerno, quindi non ci sono neanche elettori a cui farlo, è soltanto una sceneggiata napoletana di pessimo livello, a cui si sono aggiunti tutti gli altri. Il problema è come si discute, questa è una classe politica che non sa discutere perché non ha idee, non ha
contenuti, ha soltanto slogan, insulti, frasi a effetto che devono servire in campagna elettorale. Non è così. E qui devo dire che anche Fico, persona che io stimo e apprezzo, forse doveva avere una conduzione molto più energica. Il richiamo all'ordine doveva venire prima, la sospensione della seduta doveva venire prima, chiamando i capigruppo, e avvertendo, guardate che alla seconda intemperanza espello dall'aula. Non è possibile che il Parlamento discuta in questa maniera. Almeno, se proprio deve continuare a discutere in questa maniera, beh, facciamo che lo spettacolo sia vietato ai minori di 18 anni. Ecco. Arditti, e qui però appunto resta il nodo di un testo blindato, no? Dunque, le opposizioni dicono discutiamone, parliamo, modifichiamolo. Nella tradizione parlamentare inglese, nell'aula del Parlamento si discute con grande vivacità e si alza la voce con grande frequenza. Questo accade da secoli. Un conto è alzare la voce, e appunto nel Parlamento inglese, che tutti noi giustamente consideriamo il luogo dove l'istituzione parlamentare è nata, e un conto è quello che abbiamo visto. Quello che abbiamo visto, secondo me, abbiamo visto anche di peggio, cappi, mortadelle, sì. Insomma. Diciamo che quello che abbiamo visto pochi minuti fa è, secondo me, un perfetto spot per la riduzione del numero dei parlamentari, nel senso che se bisogna eleggerne 945 per tenere questo tipo di discussione in Parlamento, tanto vale averne 600. Che almeno... Beh, anche meno. Beh, chiudiamolo tutto direttamente. No? Se questo è il livello... Non estremizziamo il tema, perché sennò si arriva a quello. No, per carità. Però diciamo, se questo è il livello. E devo anche dire, siccome Candiani è una persona seria e competente, che il richiamo che lui faceva pochi momenti fa all'impegno preso in Parlamento a dicembre dello scorso anno affinché... 19 giugno. Avevo capito 19 dicembre. 19 giugno del 2018. Peggio ancora. 19. Quest'anno. Giugno di quest'anno, bene. Allora, l'impegno preso in Parlamento di portare in dimensione parlamentare tutta questa vicenda ha un suo fondamento. Dopodiché però noi finiamo in una classica situazione italiana che io vorrei rapidamente descrivere. Siccome tra il 19 giugno e adesso è cambiato il governo ed è cambiata la maggioranza che sostiene questo governo, se noi ci fossimo arrivati a questo fine novembre per discutere del MES con il governo giallo-verde, il testo dell'accordo, del trattato internazionale sarebbe arrivato identico a come ce l'abbiamo adesso, e noi ci saremmo ritrovati con una maggioranza che con qualche mal di pancia avrebbe alla fine dovuto dire però questa cosa si fa, e magari il Partito Democratico sui banchi dell'opposizione in quel momento che sarebbe arrivato in Parlamento dicendo ma no, però dovevate fare diversamente da così. Allora, questo solo per dire che però questo modo tutto italiano, quasi solo italiano, di fare le cose in sede europea non ci aiuta, perché Candiani dice anche delle cose ineccepibili se le mettiamo in una logica politica, però proprio perché Candiani è persona seria e competente, lo sa anche lui che questa vicenda è già su un binario, come posso dire, chiuso. Ed è su un binario chiuso perché le partite europee, e qui ci sarebbe da aprire una gigantesca questione di come, lo dico anche a Dino Giarrusso, che da un po' di tempo, non moltissimo, si misura con la dimensione di un impegno parlamentare europeo. È evidente che l'Europa da un certo numero di anni a questa parte è innanzitutto diventata l'Europa della finanza, dell'unione monetaria e di tutta questa parte qua. Ed è del tutto evidente che tutte le questioni che stanno in questo pezzo di Europa hanno priorità su tutto il resto, la politica estera comune, la politica della difesa, della sicurezza, cioè, oppure pensiamo all'immigrazione, tutti i temi sui quali ognuno è andato per conto proprio, ma non su queste questioni qua. Allora ho finito. L'atteggiamento di cui alla discussione parlamentare di ieri va bene per fare i dibattiti, le pagine dei giornali, ma nella sostanza non cambierà una virgola. E di conseguenza noi italiani faremmo bene a fare pace con questo e a giocare la nostra partita di modifica delle vicende in un altro modo, perché così tutti gli altri in giro per l'Europa guardano, tutti quelli che contano, guardano a questa sceneggiata italiana in Parlamento dicendo vabbè sì, sono i soliti italiani, fanno così, si divertono in questo modo, arrivederci. Però, dopo la pubblicità, però dopo la pubblicità. Tanti però. Tanti, Giarrusso.
Allora, ci sono i però. I però. Però di Lega e 5 Stelle. Ricominciamo dal però di Candiani. No, il però era relativo a un fatto molto semplice, che in questo caso c'è un denominatore comune, perché non c'è stata una cesura di governo con un cambio totale di maggioranza. Il denominatore parte comune resta quella. 5 Stelle, Mangiarusso non se la pigli subito, ma soprattutto la figura di Conte. Che cosa ha fatto Conte? Quali sono stati gli accordi fatti e come si è raggiunto questo accordo? Perché è evidente che non si arriva al mese di giugno con un testo fotocopiato passato tra i presidenti del Consiglio europeo e con un placet. C'è una fase negoziale. Noi entrammo in contrasto già con Tria e già con Conte sulla famosa lettera su cui ci fu l'assenso da Conte e da parte di Tria rispetto a dei vincoli messi dall'Unione europea che sostanzialmente stringevano il bilancio italiano alla sterilizzazione dell'IVA e poco più, escludendo flat tax, escludendo qualsiasi manovra in fase di crescita. Ora, è evidente che quindi da quella radice noi abbiamo bisogno, dobbiamo dirlo a tutti gli italiani, che Conte non sta facendo il nostro interesse, evidentemente l'interesse del Paese non lo sta rappresentando al meglio. Ed è indubbio che questo deve essere chiarito. Verrà in aula settimana prossima, vedremo. Una cosa però è certa, ieri Gualtieri parte all'inizio dell'audizione in Senato dicendo qualche cosa che assomiglia al trattato più o meno, sì ma lo possiamo vedere però non lo possiamo vedere eccetera, arriva alle 6:30 e dice il trattato sostanzialmente è blindato, quindi dal mese di giugno non c'è alcuna possibilità di toccarlo. E allora mi dico, ma prima del mese di giugno chi ha contrattato quel contenuto, visto che nel Parlamento italiano non è entrato né in commissione né in aula? Però aggiungo, Gianrusso, se voi chiedete il rinvio, come dice Di Maio, e poi però a che serve questo rinvio se, come dice Candiani, non si può modificare? Come dice Gualtieri. Come dice Gualtieri, scusi, la posizione, la fonte è quella. Poi si rinvia, ma poi non si può intervenire su quello stesso documento. E a che serve allora un rinvio? Allora, andiamo con ordine, perché Candiani ha posto delle domande, dice chi ha trattato? Hanno trattato l'ex ministro allora Tria di un governo di cui faceva parte Candiani e il presidente del Consiglio Conte di un governo di cui faceva parte Candiani. Quello che ha detto con molta parte come sostegno è né io né Candiani ne facevamo parte, lo sostenevamo io dall'esterno e Candiani da parlamentare, con qualche visione differente, perché oggettivamente, per carità, su tante cose, però mi pare peraltro, io ho sempre sostenuto che quel governo avesse lavorato bene fino al momento della decisione della Lega di staccare la spina. Però quello che ha detto Arditti è vero, cioè il punto è che se oggi fosse successo, che se non fosse caduto il governo, diciamo Conte 1 con Salvini, con la Lega, eccetera, oggi staremmo a parti invertite probabilmente, con chi all'opposizione magari attaccherebbe il MES e le forze di governo lo difenderebbero. Non però è così. C'è una differenza, questa è un'opinione che ha detto Arditti, che ha esposto poco fa Arditti, e sulla quale, come, se non vogliamo entrare nel dettaglio della cosa, però come dinamica italiana è vera, così come è vero che in Inghilterra, nel Regno Unito, fanno in Parlamento fanno gesti teatrali, strillano eccetera, ma non si menano, non succede mai che qualcuno, comunque chiusa parentesi, torniamo al punto. Il punto è che noi come 5 Stelle non accettiamo un trattato che possa danneggiare l'Italia, perché stiamo lavorando in Europa come in Italia per migliorare la vita dei cittadini, non per peggiorarla. E attenzione, la ristrutturazione del debito pubblico, che in un primo momento era nel MES, è stata tolta anche grazie all'azione di Conte e di Tria. Non so se questa cosa è chiara. E quello sarebbe stato un grosso problema per l'Italia, ma secondo me sarebbe stata anche una grande limitazione di democrazia per tutti, non soltanto per l'Italia. Quindi esponenti diciamo dello scorso governo hanno lavorato per il bene dell'Italia. Dopodiché, se questo trattato può danneggiare l'Italia, noi possiamo benissimo non votarlo o richiederne una revisione. Il ministro Gualtieri dice è tardi, non si può rivedere. Vediamo, andiamo a vedere le carte, perché deve essere così. Io vi assicuro che qui in Europa, certo, sono altri argomenti, su questo anche Arditti, diciamo, ci ha dato una strada abbastanza veritiera, ma ci sono per esempio in Commissione Agricoltura, dove ci sono dove io lavoro, dei trattati che partono come se fossero blindati e poi invece si cambiano, perché parlo del CETA, ma parlo soprattutto del Mercosur, che arriverà e potrebbe essere molto più grave del CETA per i nostri agricoltori. Io non lo farò passare così, se passerà farò un casino assurdo come sto già facendo in commissione, perché danneggerebbe gli agricoltori italiani. Dopodiché ti fai dire che tu non eri d'accordo, ognuno lavora. Come?
No, non è mettendosi poi a strillare in commissione, ma è bloccandole, no, le cose. No, strillare, intendevo dire, sì. Certo, no, lavorare per bloccarle. Però, scusa, ti faccio però un'osservazione. Cioè, in tutto c'è una democrazia. Sì, okay? vai in Senato, la Camera, voti contro e lo respingi. Cioè, questa è una posizione politica. Però la domanda che pongo assolutamente, io mi auguro che i miei colleghi, io sono, come sai, parlamentare europeo, Candiani ma dice che hanno già chiesto un rinvio. Se lo dice Di Maio. Candiani sta dicendo, hanno chiesto un rinvio, non hanno già detto e bocciato. Gianrusso, se chiedi un rinvio è perché vuoi rivederlo. Nel momento in cui Gualtieri in commissione, che è il ministro delle finanze, del tesoro e del bilancio di questo governo, ti dice che non è possibile in alcun modo, dal punto di vista politico, rivedere questo tipo di accordo. È un atteggiamento onesto di Gualtieri. Sarà un atteggiamento onesto, ma incoerente con quello che poi accade. No, però intellettualmente non sarebbe la prima volta. Se me lo rinvii, vuol dire che puoi modificarlo. Se lo rinvii e non cambia nulla, è un prendere tempo. Dice Gianrusso, non sarebbe la prima volta che la maggioranza è in disaccordo con un suo ministro. È una maggioranza di un governo italiano che da tanti anni, e sono governi, diciamo così, di coalizione, nati da leggi elettorali scritte coi piedi dai determinati partiti, non sarebbe la prima volta che qualcuno di un governo, lavora. Noi l'abbiamo votata? Eravate d'accordo. Cosa ha detto? Quella legge elettorale, ma se sono state manifestazioni di piazza sostanziale contro il non opposizione. Ci sono state le manifestazioni di piazza contro il Rosatellum, c'erano Fico, Di Battista, io facevo il giornalista, sono andato a intervistarli, c'erano tutti in piazza, hanno fatto una manifestazione contro il Rosatellum, non lo ha votato il Movimento 5 Stelle e non è possiamo mentire e dire il contrario della verità. Abbia pazienza, lei lo sa benissimo. Come fa a averla fatta passare? Ha votato contro il Movimento 5 Stelle in Parlamento a quella legge, al Rosatellum, che è stata fatta apposta, lo disse persino Paolo Romieli, per evitare che il Movimento 5 Stelle andasse al governo. L'ho detto Mieli, che grillino non è, insomma. Beh, quindi non ci inventiamo cavolate. Se posso fare una domanda a Candiani, perché anche proprio perché Candiani stamattina con noi sta facendo su questo una discussione nel merito e molto seria. Se la Lega, come appare evidente, ricordo anche il palco della manifestazione prima delle elezioni europee a Milano, se la Lega, che oggi è di gran lunga il movimento politico italiano col maggior numero di consensi, ha in tutte le rilevazioni la prima cifra con il numero 3 nei consensi e il secondo movimento politico italiano più votato c'ha la cifra con l'1 in tutte le rilevazioni. Quindi questo è molto rilevante e tra l'altro nell'intero panorama politico europeo sono pochissimi i soggetti che vantano una quantità di consensi come quella della Lega in Italia. Se la Lega, come appare evidente da tante posizioni, ha una idea radicalmente alternativa rispetto a quella Unione Europea delle banche, della finanza, di tutto quello che vediamo che è venuto avanti in questi anni, questo progetto alternativo per un partito che è il partito più forte in Italia e che ha vinto le ultime 7 elezioni regionali consecutive e ne avremo altre 2 il 26 di gennaio, questa idea alternativa però, Candiani, a un certo punto, siccome al più tardi nel 2023 le elezioni nazionali si faranno. Eh sì, questo non possono rinviare. Esatto, questa idea alternativa di Europa, voi, a un certo punto dovrete anche tentare di metterla in pratica. Ed è una idea, almeno per come l'abbiamo vista anche sulla vicenda del MES di questo dibattito parlamentare, talmente alternativa in modo radicale che poi, con, penso al voto ieri, Gianrusso, che è là, un voto sulla Commissione europea, tra l'altro in misura molto grande numericamente, ma voi siete portatori di un'altra idea di Europa. Questo non solo è rilevante in Europa, ma è anche rilevante per la posizione di un futuro governo di destra o di centrodestra italiano a trazione Lega, che però apre una questione tra l'Italia e l'Europa di primissimo livello che bisognerà affrontare, perché tutte queste cose poi diventano serissime nel momento in cui sono relazioni tra governi. E questo, per cui chiedo a Candiani, è così alternativa la vostra idea? E se sì, con chi pensate di portarla avanti? Perché se i vostri partner sono la Le Pen e quegli altri, la vedo difficile. La Lega in questo momento in Europa è totalmente isolata. È quello che penso anch'io. Sentiamo Candiani e poi Giannulli. Di questo non ci sarebbe da essere molto felici, caro Gianrusso. La questione reale... Infatti ho detto non sono felice, l'ho appena detto. Mi era coperto dall'audio. Allora, la questione è evidente che noi tra l'altro queste posizioni non le cambiamo adesso, uscendo dal governo, ma le abbiamo dal 2012. Perché la Lega nel 2012 in Parlamento non votò il Fiscal Compact,
non ha votato nel 2015-2016 il bail-in, non ha votato niente, non ha votato il MES. Noi siamo sempre stati contrari a questa impostazione ed è evidente che anche in quella continuità di linea politica noi oggi ci poniamo come solco. Poi, se qualcuno mi dice che questo tipo di Unione Europea, e apriamo un dibattito su cui stiamo qui giorni, è un'Unione Europea che funziona, io dico ancora di no. No, ma come potete fare da soli? Ma da soli si fa in democrazia aggregando più persone, aggregando più voti, aggregando Quali? Più consensi. Quali? Nel momento stesso in cui però nel fare una trattativa chi rappresenta il Paese, e torno alla questione iniziale, non rappresenta l'interesse dell'Italia, ma lascia andare sul MES, e qui faccio un'affermazione che francamente ci sta, perché hai bisogno dell'Unione Europea che ti diano dei maggiori margini di flessibilità sul bilancio, se no non riesci a fare la tua scelta politica, siamo debolissimi, perché siamo sotto ricatto ogni volta. Allora è evidente che occorre avere una politica europea che non riguardi solo il MES, il bail-in e il fiscal compact, ma tutti e tre assieme, e aggiungo anche la politica economica. E a questa ci aggiungiamo anche ILVA, ci aggiungiamo anche l'agricoltura e tutto. Anni fa l'Italia fece delle scelte di rinuncia sull'agricoltura, scegliendo di posizionarsi sulla impresa pesante, sull'acciaio e tutto scelte il resto. Scelte suicide. Oggi ci troviamo con l'industria dell'acciaio che sappiamo come è posizionata e come è messa, un disastro, e a difendere coi denti e con grande fatica delle politiche sull'Unione Europea per l'agricoltura che sono, per quanto ci riguarda, fondamentali. Allora è evidente che il gap da recuperare è tantissimo, ma così com'è, se continuiamo in questo percorso andiamo male. Giannulli, come fa però la Lega a fare questo ribaltamento da sola? Intanto una brevissima puntualizzazione a Giarrusso, al quale io vorrei, persona di cui ho grande rispetto, vorrei ricordare che il Movimento 5 Stelle aveva tradizionalmente una posizione proporzionalista e non maggioritaria. Ha poi cambiato questa posizione in modo piuttosto confuso e sì, salvo le manifestazioni, eccetera, sostanzialmente poi l'ha fatta passare quella legge. Ma si perché è votato non contro, poteva però. Fare altro con... Ha votato contro però. Sì, ha votato contro. Ha votato contro e si è opposta in tutti i modi a quella legge, comprese manifestazioni di piazza. Cosa doveva fare? Darsi fuoco tipo i bonzi? Sì, che doveva ma fare il voto contrario per opporsi a quella legge? Me lo dica lei. Alle perché? Spalle quel genere di posizioni, di cose, eccetera, diventa un voto formale. Vabbè, comunque, ci capiremo in un'altra occasione. Ora veniamo al problema del come si fa. Allora, che questo modello di Europa non funzioni, credo che nessuno possa negarlo con tutta la buona volontà. Potrebbe essere argomento comune a tutti. Noi abbiamo generato un mostro nel quale... Guarda che ancora oggi un dibattito serio su perché l'Europa non funziona, io non l'ho ancora perché, visto. Ma non sul non se. L'ho ancora sentito. No, sul perché dobbiamo discutere. Ma quando c'è la febbre vai dal dottore e ti fai dire cosa fare per curarti. Qui non c'è il dottore in campo. Una cosa per volta. Qui intanto però almeno... Prendiamo atto che c'è la febbre, tutti quanti sappiamo che c'è la febbre. E qui devo dire che alcune cose dette a Giarrusso su questo mi trovo profondamente d'accordo. La verità è che tutta la struttura dell'Europa premia una tecnocrazia centralizzata che espropria di ogni potere lo Stato rappresentativo. Questo va ridiscusso, va in qualche anche l'idea di fare un'Europa che è una moneta. È tutto in funzione della moneta, senza aver neanche unificato il fisco. È una pazzia. Le aziende in Lussemburgo o in Olanda che pagano un quarto delle tasse italiane. Non ha nessun senso. Che tu dai la possibilità, proibisci al Portogallo 10 anni fa di diminuire le tasse. E la gente poi va nella virtuosa Olanda dove si paga molto meno. È evidente che questa cosa non funziona. Come se ne esce è... Sostanzialmente diciamo la verità, Candiani diceva una cosa e si convince la gente, cioè sostanzialmente la Lega. Ci siamo in democrazia, fai così. Sì, però la tua idea è quella di una Lega che cresce intorno a se stessa. Io non ci credo molto a questa ipotesi. Devi avere dei consensi, devi costruire delle alleanze. Cosa che ormai purtroppo le parole alleanze, mediazione, cioè sono sparite dal linguaggio politico dove tutto questo è sempre inciuccio. No, le cose si cambiano anche con intese, non è in così, questo Giannulli. Caso con perché intese internazionali. Perché? Allora, se tu ti presenti solo con la Le Pen o con Orban, il gruppo di Visegrad...
Orban sta nel Partito Popolare Europeo. Orban sta nel PPE e PPE. Sì, però è quello che è. Vabbè, ma comunque Orban l'ha visto. Però è un po' più furbo. Orban governa qui in Europa e la Lega sta all'opposizione. Non sì, so è vero, è vero. Vabbè, ma se ti presenti con la Le Pen e qualche altra cosa del genere, non ce la fai. Il nostro problema è come si fa a costruire un blocco che pensi un'Europa diversa. Ma noi, diciamocelo onestamente, un'idea di un'Europa diversa da fare ce l'abbiamo? E come no? Ho molti dubbi che questo sia. La Lega ha una posizione più coerentemente sovranista, ma che credo abbia scarse possibilità di passare. Io sono per la sovranità nazionale, ma per la condivisione della sovranità nazionale fra stati indipendenti. E però in qualche modo qua dobbiamo iniziare a discutere, cosa che non stiamo facendo, di come tutto questo si realizza, con quali istituzioni, con quali regole. Diciamo che sono due noi diversi. Il noi di Giannulli è appunto allargato con condivisione. Siamo d'accordo il noi sulla febbre, ma il noi è diverso. Sì, faccio una considerazione molto semplice. Ribadisco un concetto, che in democrazia si cambiano le cose con i voti e col consenso. È evidente che in questo momento in Francia e Germania hanno un accordi tra di loro. Lo scorso anno hanno fatto un accordo bilaterale. All'interno dell'Unione Europea che due paesi facciano accordi bilaterali per il proprio interesse quantomeno è contraddittorio. Ora, è evidente, io continuo a dirlo, cioè noi non dobbiamo essere altro che italiani. Dopodiché ti rapporti, ti relazioni con gli altri in maniera molto concreta, andando a rivedere i trattati di funzionamento dell'Unione Europea. Ti aggiungo un tema molto semplice. Noi oggi abbiamo eletto di recente un Parlamento europeo, di cui Giarrusso è rappresentante, che non fa leggi. Abbiamo eletto un Parlamento europeo che nulla ha a che fare con una commissione che è nominata dai singoli paesi. Allora è evidente che c'è un deficit di democrazia all'origine, certo. Ed è evidente che in questo deficit di democrazia si inseriscono interessi, chiamiamola tecnocrazia europea, chiamala la finanza, chiamala le banche, chiamala come vuoi, però questi hanno una prateria davanti da coprire. O questa cosa si cambia oppure non è questione di Candiani o di Giannulli o di Arditi, il sistema non funziona, va a rottura. Lo stesso MES nel momento in cui dovesse venire attuato e dovesse produrre effetti, il bail-in, prendiamo l'esempio del bail-in, quello doveva essere la panacea di tutti i problemi del bancari. Noi l'abbiamo detto all'origine, non lo votiamo, non siamo d'accordo perché questo creerà un disastro. Nel momento in cui sono nati in attuazione, abbiamo visto cosa è successo questi trattati. Ora è evidente che se ti descrivono dal punto di vista tecnico tutto funziona, l'operazione è riuscita e il paziente è morto. Non è questa la soluzione. Dite, potrebbe accadere la stessa cosa con il MES così come è strutturato. Prego, Giarrusso, poi Arditi. No, il punto. Allora, sono stati toccati dei punti, alcuni dei quali molto interessanti, nel senso che. È vero che il Parlamento europeo, non questo però, tutti i Parlamenti europei che ci sono stati hanno una funzione che è diversa da quella del Parlamento italiano, cosa che peraltro molti italiani non sanno, perché non è che il governo lo decide il Parlamento europeo, il Parlamento, noi parlamentari lo avalliamo o lo bocciamo, ma il governo si fa tra i capi di governo dei vari paesi europei, nasce da quella mediazione ed è un caso particolare, è una delle ragioni per cui il Movimento 5 Stelle, inizialmente doveva farlo anche la Lega, poi all'ultimo, la mattina stessa, decise di non votare von der Leyen, con nostra grande sorpresa perché il Presidente Conte aveva ottenuto un cambio dei due candidati che erano Timmermans e Weber proprio perché il mandato datogli da Salvini e da Di Maio era quello di cambiare e Salvini fece quel tweet con scritto von der Leyen tutto contento, poi quella mattina stessa la Lega dice di non appoggiare von der Leyen, noi abbiamo deciso di appoggiarla perché abbiamo avuto delle rassicurazioni e delle promesse sul fatto che si cambi passo ed è chiaro che se questo non avverrà noi faremo tutto il possibile per fare tutta l'opposizione possibile. Ed è anche vero quello che dice Candiani, che in democrazia si fa una sola cosa, si prendono voti e si tenta di cambiare il mondo, ok? Che sia alla regione, al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e dappertutto. È altrettanto vero, e non lo dico, anzi, come ho detto prima, secondo me c'è persino un eccesso di isolamento scelto dal Parlamento europeo nei confronti del gruppo di cui fa parte anche la Lega, ma è altrettanto vero che la Lega, che la
forza italiana con più parlamentari qui in Europa non tocca palla, non sposta proprio nulla al momento, perché ha scelto di mettersi con delle forze che non vengono, devo dire, molto stimate in Europa, come quelle della Le Pen, perché si chiama opposizione, Gianluccio, la democrazia è un suo ruolo. Sì, ma lei sa benissimo, ma io guardi rispetto, perché penso che chi faccia opposizione fa un santissimo, come dire, è necessario compito. Assolutamente il contrario, ho detto esattamente il contrario. Io sto dicendo che di fatto però questa scelta, perché c'era la possibilità per la Lega a questo giro di essere più influente, visto anche che c'ha, mi pare, 28 europarlamentari, no? Il doppio dei nostri, però ha scelto di non farlo la mattina stessa del voto. Per carità, scelta legittima, è anche vero che in Europa per cambiare le cose non ci diciamo delle bugie, Candiani, noi siamo, insomma, ci conosciamo e credo al di là delle differenze di opinioni abbiamo una certa stima l'uno dell'altro. È altrettanto vero che stare in Europa all'opposizione, isolati da tutto, perché si è scelto poi di isolare la Lega persino troppo, noi in commissioni, nelle commissioni avevamo votato i loro vicepresidenti, nessuno li ha votati, quindi quella parte politica è totalmente isolata, non si ottiene un solo risultato, si ottiene zero risultati. Il mio auspicio è che il Movimento 5 Stelle, con la scelta che ha fatto, ponderata e anche secondo, è che otterremo risultati, ed è chiaro che se non c'è un cambio di passo, però nel governo nel programma di governo espresso da von der Leyen ci sono molti cambiamenti. Si parla di armonizzazione dei salari minimi, si parla di armonizzazione delle regole fiscali, si parla di totale revisione degli accordi di Dublino, che le forze italiane centrodestra e centrosinistra hanno votato. Il trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Che hanno messo in ginocchio l'Italia rispetto al problema dell'immigrazione. È chiaro che la von der Leyen ha accolto le nostre proposte e le ha messe nel governo e nel programma di governo e ne ha parlato. Se poi questo non si rivelerà, non si tradurrà, infatti saremmo noi i primi a fare opposizione. Ci aggiungo che insomma fu proprio quel voto lì alla von der Leyen che fu il primo, no? Fu la prima vera probabilmente rottura. Non penso proprio questa, tra, su questo abbiamo tutto diverso. Va bene, tra Lega e 5 Stelle. Però volevo aggiungere un dettaglio in più, anche per andare oltre ai titoli e agli slogan di cui parlava giustamente Giannulli a inizio, e fin qui stiamo anche capendo molto, molto chiaramente le cose, da un focus del Messaggero, Arditti, che spiega così: lo scopo del fondo è quello di aiutare un paese in caso di crisi, come era avvenuto con la Grecia. Per questo il MES ha a disposizione una dote di 700 miliardi di euro. I paesi del nord, a partire da Olanda e Germania, si erano battuti per introdurre una condizione precisa: in caso di richiesta di aiuto, una ristrutturazione quasi automatica del debito pubblico, un taglio, per intendersi, al valore dei BTP in portafoglio. L'Italia è riuscita a far eliminare questi automatismi, ma il rischio è che rientrino dalla finestra è sempre alto. A sorpresa, per esempio, nel resoconto finale dell'Eurogruppo del 7 novembre, stilato soltanto il 20 novembre e messo in rete ieri, è spuntato un working document, un documento di lavoro per introdurre una metodologia comune per calcolare la sostenibilità dei debiti pubblici dei paesi e le loro capacità di rimborsare i prestiti. I contenuti di questo documento non sono ancora noti, ma secondo alcuni osservatori il rischio è che rientri dalla finestra. Ho letto anch'io questo articolo del Messaggero, molto interessante di oggi, che merita un commento. Tento, pur non essendo, diciamo, io un esperto formidabile della materia, che non è materia che si possa da trattarsi con grande semplicità, perché non parliamo di cose semplici, però il concetto è abbastanza chiaro e devo dire che l'articolo del Messaggero ce lo spiega bene. Io la metterei in questi termini: nella, diciamo così, dinamiche tra i governi e in generale le istituzioni elettive e i luoghi decisionali di finanza e dintorni, più tecnici, diciamo così, il pallino del potere si muove sempre con una certa velocità. Non c'è dubbio che tutte le aree di pressione e di lobby che cercano di prendersi anche l'ultimo pezzo di potere nelle mani dei governi e dei parlamenti continueranno a cercare di sottrarglielo. Quanto più la valutazione sulla credibilità di un paese e la sua sostenibilità finanziaria è nelle mani di istituzioni non elettive, quanto più tu sei anche in grado di condizionare
l'atteggiamento dei mercati verso quel paese. Cioè, il punto arrivare, dietro tutta questa questione è che non è solo che tutta questa roba ha un senso quando un paese decide di accedere al programma, cosa che tra l'altro per l'Italia negli anni a venire è totalmente fuori da ogni scenario immaginabile, per essere chiari. E anche i 700 miliardi, dobbiamo capirci, quei 700 miliardi sono una dotazione massima attivabile qualora qualche nazione decida di attivare questo programma. Non è che adesso bisogna spendere 700 miliardi. Non sono obbligatori, però posso dire una cosa importante. Sì, Giarrusso, aggiungiamo anche che i diversi paesi hanno, diciamo così, una quota di intervento a seconda della dimensione della nazione, noi siamo i terzi per dimensione. Esatto. Finisco in un secondo, Dino, per dire questo. Quindi, per i passaggi futuri, anche immediatamente futuri, la sfida di chi ha il pallino in mano continua. Non è che con il testo finale nella versione più o meno concordata del MES questa cosa è finita. Certo. È una battaglia che continuerà per mesi e anni, sulla quale le istituzioni, e secondo me il governo italiano, non me ne frega niente di quale maggioranza lo sosteneva, ha nella trattativa ottenuto qualche risultato nei mesi alle nostre spalle. Finisco per dire qualche risultato compatibile con un paese che nelle sedi europee delle quali si discute di questi temi si presenta ai tavoli con il più grande debito pubblico d'Europa e di conseguenza noi fortissimi in quei tavoli non siamo. E concludo con Giarrusso che poi ci saluta e noi andiamo in pubblicità. Fondamentale, è appunto il presidente Conte, il governo italiano ha ottenuto che alcune cose non fossero come erano nelle intenzioni dei burocrati, perché non esiste che sia un burocrate non eletto dal popolo a decidere come si ristruttura il debito italiano, non sta né in cielo né in terra e non lo accetteremo mai. Però quell'articolo dice c'è allo studio una nuova misura eccetera eccetera, allora attenzione, perché se, come io credo che sia, quel testo non è blindato, tanto che ci sono possibili sviluppi futuri, noi dobbiamo fare piena luce su questo e dobbiamo battagliare possibilmente insieme, perché io quando maggioranza e opposizione si uniscono contro quello che l'Europa, come è stata gestita finora, diciamo, vuoi vedere che rivediamo Lega e 5 Stelle uniti in una battaglia comune? Io vorrei tutti, e delle volte devo dire che in Europa qui ci uniamo tutti gli italiani, dalla destra alla sinistra. Però attenzione, l'ultima cosa che ha detto Arditti è fondamentale. Se noi ci dimentichiamo chi ha governato negli ultimi 25-30 anni l'Italia e dagli anni 80 ha promosso un debito pubblico insostenibile in maniera irresponsabile, talvolta e spesso, che si è creato talvolta e spesso per arricchire personaggi, arricchire politici, poi dice no, siete giustizialisti, no, guardate il caso del MOSE, 7 miliardi di euro, non abbiamo visto niente, però tanti politici, in quel caso del centrodestra, ma in altri casi del centrosinistra, si sono messi i soldi in tasca, hanno avuto condanne, ma in Italia va bene tutto, stanno a casa loro, nelle loro ville, eccetera, 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 con soldi pubblici, e questa è una delle ragioni per cui il debito pubblico è spaventoso in Italia. Poi cadono i ponti e qualcuno dice, indignato, perché sono caduti i ponti? Chi è che non ha fatto la manutenzione? Dillo ai tuoi compagni di partito che negli ultimi 25-30 anni hanno governato questo paese, le province, le regioni, il governo centrale, e hanno ridotto la Liguria, tanto per dire, nel modo schifoso in cui grazie, è ridotta. Grazie Giarrusso, devo andare in pubblicità, poi riprendiamo. Prima che se ne vada Giarrusso, gli lancio una sfida, vada a cercarmi in qualsiasi resoconto del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno la posizione italiana, non la troverà. Vabbè, tanto Giarrusso. Adesso vado a cercare. Grazie. Ci faccia sapere poi, pubblicità. La Fondazione aveva come obiettivo sostenere l'attività politica di Matteo Renzi, che allora non era neanche un dirigente, era il sindaco di Firenze. Poi diventa candidato alle primarie, poi diventa segretario, poi diventa presidente del Consiglio, poi smette di essere presidente del Consiglio, poi diventa candidato alle primarie, poi smette di essere segretario perché dopo ci si dimette. Quindi è una fondazione che ha nello statuto l'obiettivo di sostenere Renzi. Del tutto legittimo. Quindi non può essere un partito. A meno che tu non dica che Renzi si è fatto il suo partito personale, che stava dove, come, in che forma. Cioè questo è il punto. Ma dopodiché, se tu vuoi dire che questo è un partito, chi lo decide? Cioè io questo sto dicendo, chi decide questa cosa qui? Perché questa cosa qui attiene al funzionamento democratico del paese.
Può essere un inquirente a decidere questo? Se è, per me è un'invasione di campo della di una parte della magistratura nei confronti della politica. Quindi io difendo l'autonomia e l'indipendenza della politica dalla magistratura. Dopodiché, vanno a vedere tutte le carte che devono essere viste. Lei si fida ciecamente dei suoi, siccome c'erano i suoi dentro, da Bianchi e Carretti. No, quanto, io faccio una cosa diversa. Si sente di mettere la mano sul fuoco. No, no, io faccio una cosa diversa. Io dico, al di là della fiducia, che questo è, io penso che ci voglia grande rispetto per chi indaga. Perché se tu indaghi, devi avere tutto il tempo per indagare. Ma se tu come indagini mi parti da un assunto, che è un assunto che per me viola il principio di separazione dei poteri, io dovrei dirlo. Poi, dopodiché, hanno tutto il diritto di andare avanti per i fatti loro. Ma io sto dicendo che qui siamo in presenza di una... come si dice? Com'è nel basket, quando fai il passo in partenza, non so come si chiama tecnicamente, cioè, non siamo esperti di basket nessuno, no? Ma tu stai facendo, sei partito con una cosa che è tecnica. Chi è che è esperto di basket? Non c'è nessuno che è esperto di basket, non parla, no? No, no, ma siamo i passi in partenza, non mi ricordo, quando ero, giocavo a mini basket, ma poi si vede, diciamo, non è che al fine. Il tema è, l'indagine parte da una decisione di considerare partito politico una fondazione. A me sembra una cosa enorme. Allora, questo è l'altro grande tema, è l'altro grande tema che si è sviluppato ieri, l'inchiesta che riguarda la Fondazione Open, e poi nel pomeriggio è venuta fuori un'altra parte che riguarda sempre Matteo Renzi rispetto ai soldi ricevuti per comprare la sua casa. Ma nella prima parte, diciamo così, in quello che è stato letto come un attacco alla magistratura, la ANM ha anche risposto, avete sentito qual è la posizione di Matteo Renzi. Faccio un piccolo passo indietro perché poco fa, visto che abbiamo parlato di MES e abbiamo cercato di spiegare qual è la situazione, Di Maio ha detto che presto ci sarà un vertice per valutare il pacchetto. È sbagliato dire che è stato già approvato, ci sarà un vertice di maggioranza con Conte e Gualtieri per valutare tutto il pacchetto salva stati. Lo faremo col dialogo, è sbagliato dire che abbiamo già approvato questo pacchetto. Quindi evidentemente forse c'è ancora la possibilità di rivedere qualcosa. Porta consiglio, come dice il proverbio. Buongiorno. Vabbè, più che altro perché Gennaro Migliore, Italia Viva. Buongiorno a voi, anche perché era prevista comunque la firma a febbraio. La questione è che la negoziazione di questo trattato, che riguarda, non come è stato raccontato da voi e da Fratelli d'Italia, un meccanismo che prevede due canali di finanziamento nel caso di esposizione debitoria molto alta, è stato negoziato quando eravate al governo. E ne abbiamo parlato prima, Migliore, con delle ma io non c'ero. Entrando su questo argomento che abbiamo affrontato il 21 giugno del 2018. Veniamo al problema del finanziamento ai partiti. Anche su questo poco fa Di Maio si è espresso, sappiamo qual è la sua posizione. Adesso c'è questa inchiesta su Open. Fondazione. C'è un'inchiesta su Open e devo dire che è una inchiesta che io spero possa portare molto rapidamente ad una definizione di quali sono le responsabilità dei singoli, chiaramente, perché così prevede l'ordinamento giudiziario. Anche perché, diciamo, il processo mediatico che si sta facendo sulla base di, per esempio, perquisizioni per persone che non sono neanche indagate, è assolutamente molto fragoroso. Io ritengo che si debba, da un lato, avere il rispetto di quelle che sono le attività investigative e accertare quanto prima, senza dare troppo spazio, diciamo così, a speculazioni di carattere giornalistico, quali siano le responsabilità. Dall'altro, notare che quelli che sono stati perquisiti sono persone che hanno dichiarato di aver fatto delle donazioni nei confronti della Fondazione Open, che ricordo è una fondazione, non è un partito, e quindi la fattispecie di contestazione che viene fatta, cioè il finanziamento illecito al partito, è la cosa più strana da questo punto di vista, perché una fondazione è una fondazione e finché, diciamo, rispetta tutte le leggi come le ha rispettate con grande trasparenza, ovviamente mi pare un po' singolare che si possa considerare una sorta di partito occulto, che è una cosa che francamente
Non penso spetti agli inquirenti, ma eventualmente spetta a chi la forma decidere se una organizzazione è un partito o no. La fondazione è totalmente trasparente, non ci sono queste famose carte di credito di cui si è parlato nei confronti dei parlamentari, intestate a parlamentari. Non capisco francamente dove sia anche l'ipotesi di reato contestata. Quando è stato accertato, diciamo così, che l'idea che qualcuno potesse, finanziando trasparentemente una fondazione, essere perquisito, alla fine è spuntata anche una vicenda di carattere privato che gli stessi autori dell'inchiesta dicono non c'entra niente con la fondazione Open, e cioè il fatto che si sia ricevuto un prestito e restituito questo prestito nel giro di pochi mesi e che questo abbia, diciamo così, il sapore di un avvertimento, dovrebbe preoccupare anche gli organi della magistratura che violano, diciamo così, che vedono questa violazione del segreto bancario come un fatto normale. Cioè, a un certo punto Renzi ha spiegato tutto perché, essendo un personaggio pubblico, non si sottrae, ma che immediatamente dopo una contestazione di carattere politico a chi deve decidere se una fondazione o una fondazione o un partito, esca una notizia che non ha nessun rilievo penale, rispetto alla quale non c'è nessun collegamento né con Open né con attività di carattere illecito, che riguarda una scrittura adesso, privata. Adesso ci arriviamo anche a questo punto. Io penso che sia una preoccupazione che dovrebbe riguardare molto anche gli organi di rappresentanza della magistratura. Ci arriviamo. Queste notizie. Partiamo così da una riflessione, Giannulli, che è quella del finanziamento ai partiti e l'abolizione. Sposetti, oggi in un'intervista a Repubblica, dice: ora spieghi anche al PD che errore c'è agli anticasta e togliere i soldi pubblici ai partiti. Il PD chiede al suo ex segretario Renzi spiegazione sulla fondazione Open. Io mi auguro che non ci sia nulla di irregolare, ma ormai il danno è fatto. Chi ha voluto la cancellazione del contributo elettorale è vittima di quella scelta sciagurata. La politica si vendica sempre. Allora, non credo di essere sospettabile di tenerezze verso Matteo Renzi. Credo di essere stato un suo critico molto aspro. Però devo riconoscere onestamente che nelle cose che dice una serie di ragioni ce l'ha. Le ragioni dipendono da questo, dal fatto che noi abbiamo una normativa in materia che è stata scritta coi piedi, ma non da adesso, dal 1973. Per esempio, il bilancio dei partiti. Tanto per cominciare, non è un bilancio, è un mero rendiconto al netto della situazione patrimoniale e debitoria. In secondo luogo, considera il partito in quanto tale. Poi però ci sono le articolazioni, la federazione giovanile, le correnti, gli enti culturali collegati, eccetera, che ricevono finanziamenti, cose, eccetera. Nel 1993 l'onorevole Colaianni del PDS scrisse una proposta di legge di riforma del finanziamento dei partiti alla quale io partecipai come tecnico, come consulente, e mi ricordo che indicai una serie dicendo: guardate che è materia delicata nella quale bisogna precisare molto bene i confini dei vari comportamenti, cioè, perché altrimenti sorgeranno pasticci, ecco, come questo. Perché, ora parliamoci chiaro, la politica è una cosa che costa, piaccia o non piaccia. Mettiamoci in testa quest'idea. Però è anche vero che la politica è una cosa dalla quale molti si arricchiscono personalmente. Questo non va molto bene. Quindi devono esserci dei confini molto netti sul come si finanzia la politica, quel che è lecito, quel che non è lecito. In questo caso c'è un po' un pastrocchioni. Io, da un punto di vista penale, sulla base delle norme esistenti, un'ipotesi di reato non ce la vedo in questa storia, quindi non capisco su cosa sta indagando la procura in questione. Poi, per carità, finisca la sua indagine, se trova un'indagine, un'ipotesi di reato, mandi un avviso di garanzia e si vede. Ma il nostro problema è che dobbiamo rivedere, non è possibile né
la posizione di chi dice soldi ai partiti senza controlli e senza niente, né la posizione di chi all'opposto dice no, la politica è una cosa che deve essere fatta solo dall'ordine francescano, in ordine di povertà, eccetera. Anche questa è una bestialità, perché per esempio anche le attività di studio, che ormai non si fanno più, perché appunto da questo poi vengono fuori le i MES, eccetera, e se devi convocare un convegno, una cosa, cioè qualche spesa ce l'hai. Certo che ce l'hai. Allora, no, però, rivediamo un po' le norme. E forse questa uscita della procura non mi convince molto, Gandiani, ma vediamo. Perché questa vicenda riguarda un po' tutti. Allora, io mi permetto questa osservazione. E lo dico innanzitutto a Gennaro Migliore, perché la sinistra italiana, penso all'intervista di Sposetti che tu hai appena ricordato e che io condivido dalla prima all'ultima riga, la sinistra italiana è un po' complice della deriva degli ultimi anni di opposizione al finanziamento pubblico. Perché dico questo? Perché noi... Allora, che le fondazioni e i partiti sono cose diverse è vero in termini giuridici, però quello che è successo in Italia negli ultimi anni è che gran parte dell'attività politica e dei suoi costi si sono spostati su soggetti diversi ai partiti, perché tant'è vero che il numero di fondazioni di ispirazione politica è cresciuto a dismisura e operano in tutte le aree politiche del nostro paese. Però allora, una cosa, in Germania... il finanziamento pubblico non è ai partiti, è alle fondazioni collegate ai partiti. Sono talmente d'accordo che dico che noi italiani, per l'ennesima volta, ce la siamo complicata da soli la vita. Abbiamo levato i soldi ai partiti, poi abbiamo visto che movimenti politici o persone o raggruppamenti di persone hanno dato vita a un numero di fondazioni che in qualche modo, ognuna con le sue specifiche, si occupano di attività politica, perché io capisco una parte del ragionamento di Renzi, ma poi è anche vero dall'altra parte che quando Renzi dice la Fondazione Open è quella che ha gestito, organizzato e quindi anche pagato i costi, come è giusto che sia, di appuntamenti come la Leopolda, stiamo parlando di attività politica, che è una cosa sacrosanta e io ne sono soltanto felice. Però, nello statuto. Molto bene, però, allora abbiamo, però come tante altre volte nella nostra storia recente, abbiamo fatto un gran casino all'italiana, perché abbiamo tolto il finanziamento pubblico ai partiti, abbiamo messo in pista ognuno per le sue delle fondazioni, che poi vanno a cercare i loro finanziamenti e la politica passa di lì. Ma dai, non è una... Aggiungo un elemento che è anche per Candiani. Sul tempo il rapporto di Open Polis, 100 fondazioni e poca trasparenza. Soltanto il 3% delle associazioni pubblica cifre e nomi dei propri donatori e dicono appunto da Open, noi invece siamo tra quelli noi che... tra il 3%. Che, cioè, che tra il 3%. Allora, Open Polis colloca vicino alla Lega Asimmetrie, fondata dall'economista Bagnai, che nota il sito, oltre al fondatore, che è presidente della Commissione Finanza al Senato, al suo interno anche Claudio Borghi, anche lui alla guida di una commissione bilancio alla Camera. Poi c'è il Centro Studi Machiavelli, che vede in prima fila l'ex sottosegretario agli esteri Guglielmo Picchi. Quanto al Movimento 5 Stelle, ovviamente c'è l'associazione Rousseau e poi l'associazione Gianroberto Casaleggio, fondata dal figlio Davide. Nel centro-sinistra il paper riporta la fondazione Eio e potremmo andare avanti, Candiani. Però mi tocca dire una cosa. Perché della ho nominato Casaleggio, io inizialmente ho fatto parte... E devo dire che proprio di finanziamenti non si parlava per niente, perché era una cosa fatta veramente con quattro soldi. Il primo appuntamento che ci fu, mi ricordo che costò 92-93 mila euro, e tolte le sottoscrizioni, quello che la gente dette entrando, eccetera, eccetera, c'erano 24 mila euro di debito che saldò di tasca sua Davide. Quindi ecco, vedi, nel mucchio poi finisce roba. Di tutto. Di tutto, questo no. Togliamo il finanziamento e però livrano le fondazioni. Da quest'ultima riflessione oggettiva di Giannulli. Cioè, no, è una testimonianza che mi sento in dovere di dare. Occhio alla questione del mucchio, perché poi è facile fare il mucchio. Dopodiché, estremizzando il tema di prima, i parlamentari litigano anziché 630, facciamo le 400, ma no, facciamo le 20. Ma togliamolo direttamente dal Parlamento. Ecco, attenzione, come sempre, a non buttare via il bambino e l'acqua sporca. Io farei due distinzioni innanzitutto. Una questione è l'utilizzo dei fondi e l'altra l'approvvigionamento. L'utilizzo, ovviamente, da qualsiasi parte ti vengano, che sia pubblica o che sia privata, se uno li usa male o li usa in maniera impropria, è un'altra questione, c'è un reato, questi reati sono definiti dalla legge, quello che puoi e non puoi fare.
La questione però che bisogna porsi, e oggettivamente riflettere su questo è importante, è come la politica si approvvigiona dei soldi. Il finanziamento pubblico negli anni è stato eliminato, perché la politica spendeva male i soldi. E torniamo al discorso di prima, confondendo la causa con l'effetto. Se tu i soldi li usi male, non c'entra niente che te li abbia donati qualcuno privatamente facendo una donazione volontaria, piuttosto che tu li abbia rubati. L'altra questione, in maniera seria, è attenzione a non spingere la politica a diventare alla fine appannaggio esclusivo di Bloomberg o di Trump. Perché questo lo vediamo negli Stati Uniti e qui si sta molto... Negli anni passati Renzi su questo ha avuto una responsabilità significativa nello spingere la politica verso... il finanziamento non esiste più, la politica deve essere scelta, andando dietro un po' ai 5 Stelle e tutto il resto. Ciascuno di noi poi ha avuto i suoi guai. La critica poi che gli muove Sposetti. Certo, ma tutti abbiamo avuto a che fare con qualcuno che ha utilizzato impropriamente le risorse. Poi chi ha fatto i conti in casa e se li è pareggiati e qualcuno... Penso Di Pietro stesso con l'Italia dei Valori. Certo. Ribadisco il concetto, distinguere tra come la politica si approvvigiona i soldi e come li utilizza. Io preferirei avere un controllo pubblico molto preciso e serrato delle risorse messe a disposizione della politica, piuttosto che avere un'opacità di finanziamenti alle spalle tramite fondazioni o tramite privati. Perché poi vai a vedere che sia open o che sia close o chiamiamola come vogliamo, quando dietro appaiono anche semplicemente i login degli sponsor... diventa difficile in un paese poi come l'Italia distinguere l'attività politica da quella interessata a sostenere lo sponsor, perché se fossimo negli Stati Uniti la chiamerebbero una sana politica di lobby. Da noi diventa corruzione. Occhio a questi aspetti. Allora, io sostengo da molto tempo la necessità di una legge di regolamentazione delle lobby, perché è del tutto evidente che c'è bisogno di un rapporto trasparente e garantito e controllato tra l'interlocuzione istituzionale e quella dei privati. Ma questo c'entra poco con quello di cui abbiamo discusso, perché io sono tra quelli che sostiene ancora che non è utile pensare al finanziamento pubblico dei partiti. Poi, voglio dire, parla Sposetti, con tutto il rispetto per la persona, che gestisce 62 fondazioni che peraltro hanno come patrimonio tutto il patrimonio del Partito Comunista Italiano, che in questo momento gestisce praticamente da solo e che è il frutto certamente di un lavoro di migliaia e migliaia di militanti e del sacrificio di molti che hanno nel corso dei decenni sostenuto la costruzione di quel patrimonio. Quindi, diciamo, dal mio punto di vista l'idea che ci possa essere un meccanismo come quello del 2 per 1000 di finanziamento volontario, cioè che la politica viene finanziata dai cittadini che lo vogliono fare, non da quelli che non lo vogliono fare, per me è una questione sacrosanta. E il fatto che ci possa essere qualche cittadino che intende donare direttamente le sue risorse è una questione sana, perché il problema è che io non posso imporre ai cittadini come impiegare i loro soldi. Il fatto di aver donato in maniera trasparente e ti trovi la finanza a casa, hai dichiarato, hai fatto tutto per bene, hai rispettato le leggi e ti trovi la finanza a casa, è non una è cosa strana, diciamo, non è una cosa da poco, perché io come libero cittadino posso disporre delle mie sostanze. Quanto alla possibilità, e su questo voglio subito arrivare al punto, quanto alla possibilità di avere pubblicità, sono in ritardissimo. Poi lo riprendiamo. Vabbè, allora lo riprendiamo il punto, grazie.
bellissimo pezzo. Allora, sembra il video dell'intervallo, ma nel frattempo, insomma, era anche giusto concludere questa mattinata così, perché mentre alla Camera si menavano come, diciamo, ossessi, Salvini era al Campidoglio che faceva i suoi live e la sindaca Raggi ha fatto il contro video, scrivendo poi, appunto, facendo un Twitter dicendo Salvini chiacchierone parla da solo, perché anche questo è il clima. Poi c'è, appunto, la Lega in pressing su, su Roma, ma questa è un'altra... Beh, un'altra... Quantomeno era sulla scalinata del Campidoglio, sì, non sul, sì, tetto. No, sulla scalinata, da solo, con gente che andava, veniva. E non era sul, però, tetto. Avevo interrotto migliore. Sì, vedendo questo dico, ma a che siamo arrivati? Nel senso che veramente sembrano, diciamo, contestazioni tra bambini. Ora, io penso che assumersi la responsabilità di governare un paese, anche una grande città, bisogna essere, secondo me, un po' più solidi. E questo è il motivo per il quale volevo concludere il ragionamento dicendo, noi abbiamo tante fondazioni, quella Open è tra le più trasparenti, sicuramente è in quel 3%, e ha svolto sempre attività di carattere politico, perché è una fondazione politica. Ritenere che questo sia assimilabile a un partito è un errore grave da parte di chi lo sostiene, perché significa che non è più deciso da parte della, di chi si associa, così come prevede la Costituzione, liberamente che quello si costituisce un partito. Quando noi abbiamo voluto costituire un partito, l'abbiamo costituito, abbiamo costituito Italia Viva, è stato un progetto che ha visto la partecipazione di tante persone, di responsabili rappresentanti istituzionali. Il punto fondamentale, secondo me, è questo: chi è che decide se un'attività politica è un'attività di partito? Allora, se uno fa un convegno sull'economia verde oppure sull'innovazione digitale e culturale, se invece dice facciamo una cosa sulla riforma costituzionale, è partitico. Questo è quello che veramente non si comprende, perché io andrei più a fondo su questo punto. C'è un elemento che riguarda anche, io sono d'accordo con Candiani, andiamo a vedere come vengono spesi questi soldi. Io sono d'accordo. Allora siete d'accordo con Di Maio che chiede una commissione d'inchiesta sul finanziamento? Sì, certo che siamo d'accordo. Siamo d'accordo a estenderla. Tanto in Italia, tra l'altro, una commissione d'inchiesta siccome non si nega mai. Siccome abbiamo fatto anche una legge, no, che diciamo, prevedeva nel titolo secondo del Spazio Corrotti anche l'equiparazione delle fondazioni ai partiti, di fatto che assoggettano alle stesse regole, è molto rigida questa, che è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Noi abbiamo tutto l'interesse a fare chiarezza anche nei riguardi di una SRL, che è la SRL Casaleggio Associati, che ha un ruolo fondamentale in quel caso nel movimento, perché sceglie i candidati. Cioè, non è che esiste un meccanismo più invasivo di individuare i candidati. Open non ha mai scelto i candidati del PD, li ha scelti sempre la direzione del partito, e questo onestamente lo configura come un soggetto non partitico. Candiani, lei è d'accordo sulla commissione che poco fa ha detto Di Maio voler istituire? Perché, non mi entusiasmo per una semplice ragione, che in genere le commissioni producono molto poco, in termini di indagine e tutto il resto. Ci sarà una magistratura che faccia il suo percorso velocemente, ma quello che dico è che dovrebbe esserci un serio dibattito non su come sono state fatte o non fatte le cose, ma su come devono essere fatte. Cioè, ribadisco il concetto, la politica, come qualsiasi iniziativa, qualsiasi attività lecita, che sia quella di una fondazione, che sia quella dell'associazione di volontariato, ha bisogno delle risorse economiche per poterla fare. Ovvio che la questione che pongo è come te ne approvvigioni. Li prendi dalle donazioni volontarie o li prendi da chi fa attività di lobby alle spalle? Questo crea indubbiamente un cortocircuito, altrimenti questa situazione non si sarebbe verificata. E questo vale un po' per tutti i partiti, perché potremmo ricordare, sì, episodi, insomma. Se qui ci mettiamo a fare la gara, no? Guarda, arriviamo al ragionamento di prima, chiudiamo il Parlamento, chiudiamo la democrazia, mettiamo uno che comanda, che fa tutto per tutti, abbiamo risolto i problemi. Non è così. E prende le tangenti anche lui. Peggio anche, forse, no, anzi, sicuramente peggio. Basta vedere cosa succede. Vi aggiungo in un elemento, è la posizione del riformista di Piero Sansonetti a proposito di Open, dice ecco tutte le balle di PM e giornali. E cosa scrive Sansonetti? Gli articoli che sono usciti su questo tema erano quasi tutti uguali, anche negli avverbi, nelle congiunzioni, nei gerundi. Strano.
Strano? No, non tanto. Probabilmente erano in parte copiati o adattati da un'unica fonte, dunque da un'unica prosa. Quasi tutti i giornali, tranne forse la sola Repubblica e il Napoletano, il Mattino, avevano anche la notizia della perquisizione in ufficio, in casa, eseguita nei confronti di Alfredo Romeo. Alfredo Romeo è l'editore di questo giornale, perciò ieri gli ho chiesto: a che ora ti hanno perquisito ieri sera? Perché non me l'hai detto e mi hai fatto bucare la notizia? Mi ero un po' arrabbiato. Lui mi ha risposto che non ha subito nessuna perquisizione, me l'ha giurato, dunque i casi sono due. O diversi giornali si sono inventati di sana pianta tutti la stessa notizia, ma questa possibilità è statisticamente molto improbabile, oppure hanno avuto la notizia della perquisizione dalla stessa fonte. Quale fonte? Beh, torna il sospetto che la fonte fosse la Procura di Firenze, perché la Procura di Firenze ha dato una notizia falsa ai giornali. E perché i giornali l'hanno pubblicata senza verificarla? E qui entra anche l'elemento... Che sia falsa la notizia è sicuro. Della perquisizione di Romeo. Visto che non c'è stata la perquisizione. Insisto a dire, questa è un'inchiesta che si mantiene male in piedi. Non vedo l'ipotesi di reato. Mi sembra invasiva questa storia di una perquisizione con un battaglione della Guardia di Finanza. Su una cosa non si capisce bene c'è reato o non c'è reato. Questo sì. Resta il problema che dobbiamo ridefinire la materia dei finanziamenti, perché guardate, è vero che una fondazione è una fondazione, un partito è un partito, però ci sono molte, insomma, la fondazione Gramsci era un pezzo di PC, diciamo le cose come stanno, e così altre cose, quindi che sia tutto ben definito con obblighi di rendiconto e con controlli. Ad esempio, io più che sul 2% dei cittadini, vabbè, preferirei una cosa, che un partito facesse un convegno, mandasse la nota, entro certi limiti di spesa naturalmente, allo Stato, a un apposito, che paga i conti di quel convegno. Perché la politica è anche progettazione e mi sta bene questa cosa. Certo, non spese infinite, un certo limite. Io ti finanzio per quello che fai, non per quello che sei. L'errore che abbiamo fatto è stato questo. Basterebbe dare... Io siccome le faccio queste iniziative sul territorio, e per fare una qualsiasi iniziativa devi prendere una sala, devi pagare 2.000, 2.500, 3.000. Manda la fattura all'apposito ente. Anche cioè, la cosa sarebbe che almeno dessero la disponibilità delle sale pubbliche, ma oggi è diventato assolutamente impossibile avere anche una sala pubblica. Per ha detto Renzi, ha detto Renzi poco fa per radio, il caso della mia villa, perché poi c'è anche il caso della villa, il finanziamento, i soldi... Ho criticato l'invasione dei giudici e mi è arrivato un avvertimento. Insomma, oggi c'è chi scrive che Renzi si ritrova come Craxi, qualcuno scrive che è un film che abbiamo già visto con Berlusconi, sembra di essere sempre la più o meno. Sono vicende molto diverse, poi le vedremo, ovviamente. Le capiremo, ci sono anche volumi la politica diversi, in questo tempo anche difesa, quando è possibile difenderla. Non sempre, però per la verità. Fosse mai che questa maggioranza, come già si intravede, si trova ancora una volta allo scontro finale, che sarà quello sulla giustizia, l'abbiamo già visto la con la Lega italiana dal 92 a oggi, per la verità sta accadendo in modo sempre più frequente in tutto il mondo. Vorrei, tanto per fare uno degli infiniti esempi che potremmo fare, ricordare che l'intero sistema politico in Israele è paralizzato da una vicenda di presunti e illeciti finanziamenti al primo ministro in carica Netanyahu, ma non con la fiducia del nuovo Parlamento, Netanyahu, che è primo ministro da 10 anni, in attesa di una sua evoluzione della sua vicenda giudiziaria, e gli esempi sono numerosi in tutto il mondo. Vorrei solo segnalare che però, mentre l'Italia si è messa da sola in questa condizione un po' ambigua, secondo me, tra partiti e fondazioni, in Europa, in sede di Parlamento europeo e di istituzioni europee, si è irrobustito e approvato un sistema di finanziamento pubblico dell'attività politica in Europa. Questo solo per dire che esattamente nei mesi e negli anni in cui l'Italia sceglieva di ritirarsi dal finanziamento pubblico, l'Italia stessa in sede europea approvava maggiori fondi per le grandi aree, il finanziamento dell'attività politica in Europa. Questo solo per dire che ci siamo resi protagonisti di una contraddizione palese, noi. Candiani? Niente da dire, sì, è oggettivo. Cioè, poi c'è sempre un problema a dover giustificare le cose, perché
anche i 5 Stelle che hanno fatto un po' i fenomeni nel passato si sono trovati poi con le rendicontazioni, con qualcuno che faceva i finti bonifici, tutte queste cose. Ecco, c'è un tema di moralità e comunque di etica che appartiene alle singole persone. Ovvio che se vengono scelte persone, i cittadini devono prendersi anche responsabilità la prossima volta di cacciarle a casa se non si comportano bene. No, io voglio dire una cosa semplice. Sono stati fatti degli esempi. Renzi non è né imputato né contestato. Gli si è andata a vedere come aveva comprato una casa dicendo che non c'aveva nessun rilievo penale. Cioè esiste una questione che noi non possiamo mettere tutta nello stesso mucchio. Una cosa è cercare di intervenire sulla vita privata di una persona. Ripeto, la violazione del segreto bancario è un reato. E una cosa è farsi, diciamo così, e comprarsi una casa... Però ora voi siete in maggioranza con un partito, i 5 Stelle, che ha una visione un po' diversa, no? Sì. Almeno io spero oggi che, si chiama Italia Viva, ma da quello spero, che ricordo io... No, ma anche nel PD, diciamo, ci sono contestazioni sul tema della giustizia... Della prescrizione. Che, relativamente alla prescrizione. E noi dobbiamo fare... Però distinzione, una cosa sono le responsabilità penali, una cosa sono gli indirizzi di politica giudiziaria. Su questi ci possiamo dividere, ma sulla responsabilità penale, ma se tu non hai nessuna responsabilità penale, di che cosa stiamo parlando? Lo vedremo nelle prossime settimane. Grazie a tutti per il dibattito pacato e chiaro. Giannulli, Candiani, Migliore e Roberto Arditi. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Noi ci rivediamo domani. Arrivederci.